Salve a tutti, ci ritroviamo con questa nuova puntata di Attenti a Quei Due. Saluto anche Andrea Altinier che insieme a me sta facendo questa maratona per parlare di comunicazione, per parlare di giornalismo. Oggi abbiamo un ospite autorevolissimo, è Fabio Tricoli, caporedattore di Mediaset, si occupa da tantissimi anni di giornalismo attivo, ha insegnato sociologia all'Università La Sapienza per tantissimi anni, presiede una fondazione che è la Fondazione Tricoli in Sicilia e sicuramente tra Roma e Milano è una delle firme più autorevoli di Mediaset. Quindi io chiederei alla regia di, ecco, di farci salve a tutti, salve a tutti. E Grazie Francesco, allora, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Andrea, vuoi partire tu con la prima domanda o vado io? Parto io che ho già in canna una domanda visto la portata di questo ospite e visto anche le ricerche che stanno uscendo in questi giorni. E naturalmente parliamo, non possiamo non parlare di Covid e l'intreccio col mondo dell'informazione. Senza essere dispregiativi o criticare, ma è diventata una vera ossessione questo tema del Covid, al di là del bollettino quotidiano che abbiamo e perché riempie le pagine dei giornali dei TG. E quello che però mi ha sorpreso rispetto alla fase 1, chiamiamola, in cui le autorità scientifiche erano quasi in qualche modo delle superstar e avevano un'opinione autorevole e quasi mai messa in discussione. Un recente sondaggio di SVG dice che il 50% degli italiani oggi fatica a credere alle notizie sul Covid, in particolare quelle scientifiche, perché non riesce più a capire da che parte stare. C'è chi dice vaccino sì e c'è chi dice vaccino no. C'è chi dice tamponi rapidi sì e tamponi rapidi no. Quindi nei cittadini questo crea in qualche modo un disorientamento. Cosa ne pensi, Fabio, di questa infodemia, come l'hanno chiamata alcuni esperti di comunicazione sul Covid-19 e sull'informazione scientifica? Grazie Andrea per la domanda e per la possibilità di parlare appunto con tutti quelli che ci ascoltano di temi sicuramente importanti che stanno un po' condizionando e invadendo la nostra vita professionale, insomma, ognuno nel suo ruolo. Ah, dobbiamo sicuramente dire a tutti che ci troviamo di fronte a una pandemia senza precedenti, insomma, credo che un giorno la racconteremo come uno dei grandi eventi, insomma, del secolo, come per altre generazioni può essere stata la guerra, insomma, ovviamente fatte le dovute distinzioni. Quindi ci troviamo di fronte a un fenomeno che nessuno conosce in maniera approfondita, non per caso, insomma, è diventata un'emergenza e ancora dobbiamo trovare un vaccino che, come ricordava qualcuno nei giorni scorsi, sta arrivando a tempi di record rispetto a quelli, diciamo, precedenti, morbillo, poliomielite, per cui ci sono voluti tanti anni, questo nel giro di un anno, incrociando le dita che tutto vada bene, è già disponibile. Quindi ci troviamo di fronte a un fenomeno senza precedenti, quindi che ci siano, diciamo così, delle distorsioni, delle difficoltà, intanto conoscitive e quindi indirettamente anche comunicative, è abbastanza difficile evitarlo. Sicuramente la prima domanda è che chi fa il giornalista ovviamente svolge un ruolo ancora più delicato, soprattutto chi fa televisione, proprio per il rischio di amplificare ulteriormente delle notizie o di non stopparle quando vanno stoppate. Il problema delle fake news esiste un problema di controllo. È ovvio che, come ogni giornalista sa, la prima regola è chiedere chi è la fonte di una notizia? Quindi il primo interrogativo che il giornalista in automatico si pone, ma che qualunque cittadino dovrebbe fare, avere chiara qual è la fonte di informazione, perché poi, come insegnano tanti sondaggi, poi spesso e volentieri, quando si chiede a una persona chi ha avuto la notizia, l'incertezza sulla fonte è, o al massimo qualcuno può dire l'ho sentito, l'ha detto la televisione, come se la televisione in sé fosse una fonte autorevole al tempo stesso, diciamo così, unica, quando può anche essere un ospite. Di programmi urlati purtroppo ne conosciamo anche troppi. Quindi il problema sicuramente c'è e non bisogna essere sociologi per ricordare come purtroppo la comunicazione e l'informazione modifica e influenza atteggiamenti e comportamenti. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione rischiosa, soprattutto nel momento in cui tutto ciò che riguarda la salute può avere riflessi poi sull'economia del paese, ma anche sull'ordine pubblico. Abbiamo visto scene anche a Napoli e non solo in varie città in cui insomma spesso il rischio è poi che si accendano anche dei disordini e quindi la situazione possa veramente diventare particolarmente pericolosa. E sono convinto che tutti noi dobbiamo fare molta attenzione. Prima regola, ripeto, è avere chiara la fonte,
su un tema così delicato credo che sia necessario per ogni giornalista, spesso preso dalla frenesia di arrivare con la notizia prima della concorrenza, di fare di fermarsi un attimo e fare una verifica attenta e vera, perché poi, diciamo la verità, non sempre la verifica delle notizie, delle fonti viene fatta con attenzione. C'è poi soprattutto adesso con la dispersione dei canali informativi, che prima era la radio, i giornali, la televisione, adesso diciamo che ovviamente la rete ha aperto molto i canali informativi, è sempre più la gente, come voi mi insegnate, che si informa attraverso magari le pillole di notizie che arrivano tramite i siti o addirittura via smartphone. Allora c'è sicuramente una maggiore tendenza anche al copia e incolla, che spesso mette in circolo notizie, e al di là del fatto che ci siano poi centri di potere interessati a pilotare questa o quell'altra notizia, ma anche l'imperizia o la negligenza professionale spesso è causa di molte distorsioni. Gli interessi in ballo sono tanti, col vaccino in arrivo possiamo immaginare che ci troviamo di fronte anche a tentativi di pilotare le informazioni in un senso o nell'altro, quindi l'attenzione deve essere assolutamente massima, perché la posta in gioco è altissima. Fabio, tu sei un giornalista di lungo corso, hai raccontato delle pagine buie della nostra nazione, hai raccontato tanti momenti importanti. Una delle cose, in questi ultimi giorni la mia università ha organizzato un webinar scientifico con un importante autore della RAI che si chiama Censon, e lui insomma ha parlato di un tema secondo me molto interessante, che è quello appunto del fatto che gli esperti non sono più credibili, mi riallaccio un po' a quello che diceva Andrea prima, e poi ha tirato fuori un po' questa idea costante che nella cronaca di tutti i giorni si vede, si intravede, si vedono queste ombre di un complottismo latente, cioè di qualcosa che sta avvenendo, che è stata paragonata addirittura al 68, mentre il livello di sorveglianza è stato paragonato a quello dell'11 settembre. Ecco, c'è secondo te un'ipotesi di complottismo, o c'è soltanto un fatto economico, perché i più ricchi del mondo sono quelli che gestiscono le grandi piattaforme informatiche, perché chi sta gestendo tutta la vicenda del vaccino sono le grandi multinazionali farmaceutiche e in mezzo c'è tutto il resto? Oppure anche l'informazione risente un po' di questo complottismo Novax, Sivax, è tutto molto singolare? No? Io sempre tendenzialmente rifugo molto dai dietrologismi e dai complottismi, perché un po' ne diffido, un po' forse ne abbiamo anche intimamente paura, quindi fino a che non ci siano evidenze gigantesche o ciclopiche forse cerchiamo di non credere. Sicuramente, come dicevamo prima e come diceva anche tu, gli interessi in gioco sono altissimi. Credo che soprattutto questa seconda ondata e gli interessi economici e le categorie economiche maggiormente, che magari hanno detto vabbè, facciamo un sacrificio una volta, ma che di fronte a questa seconda chiamata alle armi o chiamata al sacrificio hanno cominciato a riflettere un po' meglio e anche complottare magari, sono convinto che ci possa essere invece un tentativo da parte di particolari categorie economiche e anche politiche ovviamente, perché di fronte all'emergenza si può per una volta accettare una certa disciplina. Se questa disciplina invece emergenza va avanti, credo che ognuno cerchi di rispondere anche con armi corrette. Voglio dire, anche io mi sono trovato dentro, per esempio, a un paio di chat, come un po' tutto succede sui social, su WhatsApp, in cui vedevo filtrare qua e là teorie negazioniste, insomma, se vogliamo usare questo termine, su cui ci sarebbe molto poi da ragionare, che sicuramente in molti casi possono essere sostenute da onestà intellettuale, ma in molti altri casi invece c'erano interessi economici, politici, perfettamente legittimi, ma che cercano poi di dirottare l'informazione in maniera poco corretta. Come dicevi tu, anche che sicuramente c'è stata un'evoluzione alla TV, facendo riferimento alla prima cosa che dicevi, che ha fatto sì che anche diciamo che le persone così che avevano un po' diritto di cittadinanza in TV e diritto di parola, sono passati come i giornalisti, che un tempo erano grandi intellettuali e grandi scrittori, diciamo la categoria che adesso sicuramente è cambiata. La televisione ha aperto le porte in maniera democratica, sì, ma con il rischio ovviamente di avere dentro tutto. C'è Bourdieu, un sociologo francese, parla di fast thinkers, no? Per identificare quelle che sono le persone spesso chiamate in televisione, quello col pensiero veloce e facile,
quelli che magari hanno poca preparazione ma hanno la battuta facile, hanno la capacità in TV di avere i tempi televisivi, di non annoiare il telespettatore, funzionano benissimo. Poi quelli che strillano in certi casi ovviamente fanno pure audience e funziona. Ora faccio un po' l'avvocato del diavolo, insomma, non voglio fare l'avvocato, ma sicuramente un problema c'è di fonti, di autorevolezza e anche di pressioni. Non penso al complotto, diciamo così, delle grandi, dei grandi colossi, ma sicuramente interessi di categorie economiche che, insomma, di fronte a quello che dopo un anno di, insomma, di fame stanno cominciando a cercare anche altre strade, probabilmente per difendersi, più o meno legittime, e anche magari politiche, perché abbiamo visto, c'è stata anche sul MES, per esempio, una sorta di chiamata di rigore per cercare di trovare un'intesa politica, ma poi è una situazione tale che poi anche, diciamo, le forze politiche faticano a trovare, diciamo così, un'intesa, ma si combattono anche sui temi. C'è molta impreparazione anche lì rispetto a una vicenda sicuramente, sicuramente nuova. Andrea, per chiudere, Fabio, è vero che noi diciamo sempre la TV, i quotidiani sono pieni di notizie sul Covid, ma credo anche che per voi giornalisti raccontare questa emergenza, al di là di che sia comunque un dovere professionale, faccia parte della deontologia, comunque sia diventato anche complicato, perché ogni giorno, cioè sono mesi che ormai l'agenda setting è dominata dal Covid. Avete voglia come redazione, come giornalista, di raccontare qualcosa d'altro e finalmente di mettere nell'armadio il tema Covid? Diciamo che ogni mattina uno dei primi pensieri che abbiamo è cerchiamo qualcosa che non abbia a che fare col Covid, e quello si fatichiamo parecchio, insomma, anche perché purtroppo di fronte c'è un settore in cui è ovvio che la domanda un po' la legge, la domanda dell'offerta, c'è la domanda che viene soprattutto quella lì di avere, e anche i giornali sono invasi, quindi è anche difficile per noi in televisione riuscire a parlare dall'alto. Comunque l'esigenza c'è sicuramente. Se il giornalismo, oltre che la notizia in sé che si impone, cioè tutto ciò che è difforme dalla normalità, e quindi è una notizia, è anche una volontà di raccontare il mondo, l'evoluzione della società, insomma, attraverso esempi particolari, no? Secondo me, diciamo, le notizie, molti studiosi del giornalismo le dividono un po' così, volendo dare una distinzione, cioè tutto ciò che in qualche modo rappresenta una violazione della norma, quindi un'effrazione, quindi la breaking news, è ovvio, il caso grave, la notizia di cronaca nera, però contemporaneamente c'è anche un tentativo di raccontare attraverso esempi come la società si modifica, le nuove tendenze, quindi un'esigenza di raccontare l'evoluzione del mondo. Questo cerchiamo di farlo, però rispetto al Covid è molto dura. Lì devo dire che c'è una necessità forse di bilanciare da un lato l'emergenza sanitaria, dall'altro la sofferenza del mondo e del mondo sociale, culturale e soprattutto economico. Sono, diciamo, la linea di confine tra questi due settori purtroppo è sempre la stessa, laddove si dà maggior peso all'emergenza sanitaria soffre di più l'economia, e quindi c'è ovviamente un tentativo che deve essere, credo, un senso di responsabilità per qualunque giornalista di equiparare queste due esigenze. Poi noi lavoriamo anche per una televisione privata in cui è ovvio che questa è un'esigenza ancora, anche questa ancora più sentita. Sicuramente, ripeto, l'importante, la regola prima è la fonte. Noi non c'è, credo, servizio che riguardi il Covid o che riguardi tutti i settori ovviamente condizionati dall'emergenza Covid, la scuola per esempio, per ciò che riguarda la scuola, gli ospedali, la sanità eccetera, in cui noi non cerchiamo di dare voci alle persone più autorevoli e rappresentative, la scuola, i sindacati, i rappresentanti dei preci, i rappresentanti dei genitori, priorità alla scuola. Ci sono tante associazioni che ormai sono entrate nel circuito dell'informazione, che sono per noi il pane quotidiano, stanno avendo grande visibilità, ma anche loro condividono con noi la responsabilità dell'informazione che diamo. Così come per il Covid è importante sentire ogni volta riguardo determinate notizie, infettivologi, virologi, e devo dire che anche il Ministero della Salute ci aiuta, nel senso che pressoché quotidianamente con quei punti, diciamo così, sono diventati una sorta di bollettino quotidiano, a volte anche un po' triste, però ci aiuta a avere anche la barra dritta. Tra l'altro, e chiudo, anche il Ministero della Salute ha cominciato ad avere una sezione in cui, a proposito di fake news, cerca di dire cosa è vero e cosa non è vero, perché purtroppo le conosciamo, ogni giorno ci sono quelle due o tre notizie incontrollate che circolano e che rischiano, per esempio in questi giorni il direttore Spallanzani diceva non si deve vaccinare, chi è che ha avuto già il Covid non c'è bisogno che si vaccini, è vero o non è vero? Ecco, sono tante domande che tutti ci facciamo,
spesso se le fanno anche i grandi virologi e infettivologi, perché ripeto, siamo di fronte a un'emergenza sanitaria senza precedenti, quindi anche loro spesso non lo sanno. Prova ne sia che persino uno dei vaccini ha dovuto fare marcidieti. Speriamo Fabio, scusami, al volo, domanda breve, risposta breve, puoi anche avvalerti della facoltà di non rispondere. A un certo punto, tempo fa, Mediaset ha lanciato questa campagna contro le fake news, dicendo ma noi siamo un grande gruppo, diciamo alla gente non fidatevi, insomma, così, di quelli che non contano, guardate quelli che contano. Ecco, poi a un certo punto questo spot meraviglioso è scomparso. Cosa c'era dietro questa campagna e perché poi si è fermata così di botto? Perché in fondo era una campagna abbastanza intelligente, abbastanza importante. Beh, no, la campagna era anche una volontà di, insomma, di ovviamente fare chiarezza in quello che è il mondo dell'informazione. Che si sia fermata la campagna non vuol dire che si sia fermata la volontà, diciamo, di mettere al bando le fake news, insomma. Persino in questi giorni, stasera Italia, alcuni programmi hanno fatto proprio alcuni servizi veri e propri andando a bollare proprio con tanto di grafica le fake news che circolano. Quindi questo è uno sforzo comunque che è sentito un po' da tutti. Poi nei TG è ci sarebbe neanche bisogno di dirlo. Nei programmi, ovviamente, ripeto, sono stati servizi fatti, penso a Stasera Italia in questi giorni, per esempio, con tanto di grafica, che sono anche frutto di quell'input aziendale. Non vedo motivo per fare passi indietro sulle fake news. Se proprio vogliamo scoprire le carte, ripeto, un'azienda come tutte quelle, a parte la Rai Calcano, ma tutte le aziende che vivono anche di pubblicità, non credo che abbiano nessun interesse andare a mettere in ginocchio l'economia del paese o mettere in giro false notizie che possono danneggiare degli inserzionisti di questo giornale, di quella televisione. Penso che lo debba fare il giornalista a prescindere, forse una televisione commerciale per una volta, quello di non danneggiare quel soggetto economico con fake news, credo che sia una motivazione in più. È più che legittimo in questo caso. No, infatti era una bella campagna. Grazie Fabio, grazie davvero per questa tua incursione che è stata per noi piacevolissima. Allora noi ci vediamo alla prossima puntata, grazie anche a Andrea per queste domande sempre acute. Grazie, alla prossima volta. Grazie a tutti voi che ci ascoltate. Ciao. Benvenuti a un'altra puntata di questo nostro Attenti a quei due, che noi abbiamo provato a spiegarlo nella prima puntata perché si chiama Attenti a quei due. Si chiama Attenti a quei due perché abbiamo copiato una serie televisiva con Tony Curtis e Roger Moore che era abbastanza simpatica. La differenza tra noi e loro è che loro facevano innamorare un sacco di donne e noi invece non ci riusciamo. Però a parte questo, parliamo però di comunicazione, cosa che loro non facevano. E oggi, per parlare di comunicazione, abbiamo una importantissima collega dello IUSVE, una capitana della comunicazione di lungo corso. Nella sua vita ha anche prodotto la creatività di grandi campagne per aziende internazionali e ha scritto questo libro che si titola La strategia della comunicazione nell'era post-digitale. Quindi noi la faremo entrare insieme a noi per farci spiegare che cos'è quest'era post-digitale. Ecco, la regia l'ha fatta entrare. Salve, ciao Maria Pia. Buongiorno a Francesco, buongiorno Andrea, ben trovati e buongiorno a tutti. Grazie. Allora, io volevo partire proprio da questo titolo, da quest'era post-digitale. Ce la puoi raccontare che era è questa post-digitale? Sì. Allora, intanto questo libro segue di 7 anni il precedente volume che si intitolava La strategia di comunicazione nell'era digitale e che raccontava la trasformazione digitale e l'impatto che questo aveva avuto sulla comunicazione aziendale. Beh, molto è successo in questi anni e la rivoluzione digitale ormai si è compiuta. Il digitale non è più quel fattore differenziante come poteva essere alcuni anni fa, ma è una condizione necessaria oggi per essere sul mercato. Di fatto è diventato una commodity disponibile a tutti, a basso prezzo, immagazzinabile. Poi c'è anche da dire che la recente pandemia certamente ha dato un'accelerazione a tutte le esperienze in rete e anche il nostro paese, che è tra i più lenti a recepire la digital transformation, è molto avanzato nelle competenze digitali. Per esempio i dati di vendita dell'e-commerce, piuttosto che il lancio e il numero di app che si sono succedute negli ultimi mesi, danno un po' il polso della situazione.
di fatto siamo entrati nell'era post-digitale, come ho deciso di mettere nel titolo. Tra l'altro, nelle mie ricerche, nel pensare a come titolare questo nuovo libro, ho scoperto che negli Stati Uniti il termine post-digital, scritto proprio senza trattino, è entrato nel lessico proprio come aggettivo che connota un approccio umanistico alla risoluzione dei problemi piuttosto che indicare l'attenzione all'analisi numerica e alle soluzioni computerizzate per tutte. Per cui, insomma, ho sposato questo termine in quanto l'approccio umanistico è un po' il filo conduttore di tutto il volume. Quindi, in una realtà che si fa sempre più digitale, sempre più tecnologica a tutti i livelli, dalla robotica ai big data, dalla realtà aumentata a quella virtuale, il vero fattore differenziante oggi per le aziende, in maniera particolare, è proprio il fattore umano. Quindi parliamo di relazioni human to human, come anche molti studi stanno sottolineando. Magari mi puoi rispondere, ma invece Bill Gates ha fatto un'intervista di recente proprio sulla pandemia, dove dice: dopo la pandemia, altro che rapporti umani, sarà più difficile pure avere degli amici, sarà più difficile incontrarsi, vivremo sempre di più attraverso la rete, i nostri rapporti. Lui ha un po' dipinto un quadro a tinte fosche, come se ci fosse una sorta di imbarbarimento. Ecco, tu sei molto più ottimista, diciamo. Allora, io intanto non definisco distanziamento sociale, trovo che la parola, perché a volte anche le parole hanno significato, distanziamento sociale io non lo utilizzo distanziamento fisico. Non è vero che non ci sia socialità anche in questo momento in cui ci stiamo vedendo, perché sono felice di vedervi, miei cari colleghi, c'è comunque un rapporto sociale. Certo, ci sarà meno connessione materiale e più connessione immateriale, però questo non vuol dire che non ci sia relazione. Quindi io credo che oggi si possa parlare di un'unica grande realtà aumentata in cui c'è la parte fisica e c'è anche la parte digitale, senza soluzione di continuità in qualche modo. D'altra parte, ciò che noi facciamo in rete ha ripercussione sull'offline e viceversa ciò che facciamo offline ha ripercussione sull'online. Questo un po' a dire, beh, certamente, insomma, questa pandemia lascerà certamente un segno importante, ma per quanto riguarda la strategia di comunicazione, per quanto riguarda i nostri rapporti personali, su questo sono assolutamente d'accordo. A me, prof, ha affascinato in particolare il fatto che tu hai letto il digitale non considerandolo però come l'unica piattaforma del futuro, anzi hai ribadito che oggi serve una comunicazione integrata, cioè questa corsa al digitale, potremmo anche definirla francamente un'ossessione a volte il digitale, perché immagino come può essere accaduto a te spesso nel vissuto lavorativo o anche di docente, adesso questi giovani talenti dei social sembra che hanno loro in mano l'unico strumento, l'unica bacchetta magica per fare la strategia di comunicazione delle aziende, della politica, della pubblica amministrazione. Invece, secondo me, non sarà così. E questo cerco di dirlo, e sono certo lo farà anche Francesco, anche i nostri studenti. Guardate che la vostra competenza deve essere nella gestione delle diverse piattaforme e non nell'individuazione di un'unica piattaforma e pretendendo di diventare esclusiva. Oggi, secondo me, e mi ricollego anche alla tua riflessione sui dati, c'è bisogno non solo di dati ma anche di competenza, della capacità di immaginare una strategia e una visione sulla comunicazione, che è quello che tu fai nel volume. Poi assolutamente sono pienamente d'accordo, sarebbe come camminare con una gamba sola, voglio dire, utilizzare solo il digitale. E quindi si parla sempre più, ma anche nell'ultimo volume di Kotler, in Marketing 4.0, si parla assolutamente di integrazione tra digitale e non digitale, quindi sistemi biologici organici che in qualche maniera vengono integrati, e quindi questo diventa assolutamente importante nel definire la strategia di comunicazione, nel fare i piani di comunicazione. Va tenuta presente una omnicanalità, quindi questo concetto di omnicanalità, che in qualche modo ha superato quello di multicanalità, significa che dobbiamo
utilizzare una strategia comunicativa che in qualche maniera si irradia su tutti quelli che sono i touch point con i nostri clienti e con gli stakeholder, quindi una strategia comunicativa assolutamente integrata in, che include un po' tutti gli strumenti, tutti i canali. Una domanda che può diventare quasi una consulenza, anche se non possiamo darti parcella su questo, ma visto che hai avuto una lunga esperienza nelle aziende, che consiglio daresti per ripartire dopo il Covid? Perché questa trasmissione vuole essere anche un cantiere sul futuro, cioè dare idee, spunti, percorsi, insomma, a un profilo della tua esperienza non posso non chiederlo in maniera sintetica, un consiglio per ripartire nello storytelling dopo il Covid. Certo, beh, la situazione è molto cambiata. Credo la capacità di fare buona comunicazione da parte delle aziende è quello di essere assolutamente in sintonia con i propri pubblici, con le persone, e quindi questo deve essere la condizione sine qua non. Infatti c'è stato un passaggio da un certo tipo di narrazione a un altro tipo di narrazione. Io mi ricordo quando siamo rimasti chiusi in lockdown, quindi all'inizio della pandemia, quindi la narrazione è passata da individualità, performance, successo a piuttosto temi come affetto, gratitudine, gentilezza, prudenza, sicurezza. Mi viene in mente anche quando McDonald's a un certo punto cambia il logo spostando le arcate. Allora, cosa pensare per il prossimo futuro in cui, allora io credo ci troviamo in un grande laboratorio, aziende, comunicatori, marketer, no? In cui non sappiamo bene cosa succederà e quindi si tratta di sperimentare. Credo che il filo conduttore vada tenuto nell'attenzione a quelle che sono le tensioni psicologiche, le tensioni anche sociologiche che i nostri clienti stanno vivendo in questo momento. Quindi cogliere le attese, le ansie, le paure, i bisogni delle persone, questo deve essere fondamentale in un cambiamento epocale come quello che stiamo vivendo. Quindi capire il momento storico. Senti, abbiamo 4 minuti, però io ho bisogno di chiederti delle cose, perché so che te ne vorremmo chiedere io, Andrea, tantissime, ma queste 3 te le devo chiedere. Allora, una, io come sai sono molto impegnato anche in un lavoro costante in attività di divulgazione contro la violenza sulle donne. E tu hai gestito per grandi aziende delle campagne importanti, ma tu l'hai capita sta pubblicità di Nuvenia? Che bisogno c'era di fare sta pubblicità così, che mi sembra veramente scandalosa, inutile, questo sdoganare, diciamo, le mestruazioni nel modo peggiore, prima cosa. Invece poi mi ha colpito molto la pubblicità che sta facendo una grande azienda di smartphone con Fiorello e 2 persone anziane, un momento in cui gli anziani sembrava quasi che le dovessimo mettere in un campo di concentramento e ucciderli tutti, perché erano quelli che ci creavano il problema che non potevamo uscire, no? Per colpa degli anziani. Quindi c'è stato proprio un momento in cui c'è stata un'aggressione agli anziani, tanto muoiono gli anziani, chi se ne frega. E una grande azienda telefonica decide di valorizzare 2 anziani che si fanno la videochiamata, con Fiorello messo lì che sembra quasi in disparte. E la terza domanda che ti voglio fare è: perché secondo te la Coca-Cola riesce sempre a fare le campagne eccezionali? Sono dei geni. La campagna per il Natale che hanno fatto è veramente incredibile, perché va a toccare profondamente, no, il desiderio di ricongiungimento che le persone hanno. Allora, per rispondere alle tue domande, allora, il tema della violenza, comunque diciamo il tema della violenza sulle donne, certamente è un tema molto importante, un tema che tra l'altro ha registrato un aumento durante il periodo del Covid.
Ora che i brand prendano istanze di questo tipo mi pare che sia un po' nel corso del tempo, nel senso che si parla anche di brand attivismo, quindi il brand che in qualche modo prende delle istanze sociali e dà delle risposte dal proprio punto di vista. C'è un libro molto bello scritto da Kotler con Sarkar proprio sul brand activism, e anche nel mio testo ne parlo. Bisogna fare molta attenzione quando si fa brand activism, quindi si diventa attivisti a favore di una qualche causa, che questo sia assolutamente in linea con quella che è la brand identity, insomma deve essere credibile, altrimenti diventa un boomerang. Per quanto riguarda il secondo spot che tu menzioni, con Fiorello credo si sia molto offeso quando è stato definito un anziano, no? avendo 60 anni, in questa cosa mi sento molto, molto, molto di parte, per cui aver fatto uno spot di questo tipo l'ho trovato insomma in risonanza. Prima parlavo, no, della risonanza con le ansie, le paure, i bisogni delle persone, capire il momento storico. Ecco, la marca deve assolutamente essere in grado di sintonizzarsi, perché altrimenti può suonare come qualcosa di finto, di falso, di non sentito. Posso lanciare un appello? No, siccome... volevo farmi una domanda invece. Posso fare anche una domanda a Francesco? Certo, fammela. No, se so rispondo. Perché tu hai spiegato perché avete chiamato questa rubrica Attenti a quei due, no? Come omaggio a quella serie cult degli anni 70 che probabilmente nemmeno conoscono, ma che noi ci ricordiamo. Ma non hai detto però una cosa che mi incuriosiva. Chi è Roger Moore e chi è invece Tony Curtis? Tra i due. Ah, ecco, guarda, io mi sento molto più Tony Curtis. Penso che Roger Moore e Andrea è più precisino, è più... Senti, no, io invece volevo lanciare un appello per chiudere. Siccome Natale è passato, se non l'avete già regalato il libro per Natale, regalatelo per San Valentino, va bene? Ok, così troverete le strategie di comunicazione nell'era post-digitale. Grazie Maria Pia, grazie a voi. Alla prossima. Salve a tutti, siamo qui per una nuova puntata di Attenti a quei due, pronti ad intervistare un nuovo ospite, Gino Pantaleone, che ha scritto un bellissimo libro sui libri. Non è una ripetizione, ma il suo volume Liber è un bellissimo viaggio all'interno del mondo del libro, e non è riduttivo definirlo un libro sui libri. In realtà lui racconta le tradizioni, come si scrivono i libri, la stampa, quindi è a 360 gradi quasi un rapporto d'amore con questo mondo dei libri. Salve a tutti, però volevo dire che insomma io ho un interesse privato in un libro bellissimo, perché ho scritto la prefazione, e quindi parleremo anche di questo lavoro meticoloso che ha fatto Gino Pantaleone, che pregherei la regia di fare entrare, perché è il nostro ospite oggi. Salve Gino. Buongiorno Gino. Allora, io partirei da proprio Andrea. Inizia tu da questo piccolo viaggio che noi facciamo nel viaggio di Gino. A me piacerebbe sapere da Gino, perché oggi scrivere un libro su un libro è una vera sfida. Quasi posso dire, te la definirei una provocazione, però vorrei capire da lui come gli è venuta questa idea per un volume che poi è di una bellezza straordinaria. Ma come tanti altri libri, altri saggi che ho scritto, sono il frutto delle mie curiosità, delle mie letture. Quindi praticamente è il risultato di diversi libri letti proprio sulle scritture, e soprattutto aver colto tante curiosità che ho messo in questo libro. Perché io penso che sono le curiosità che fanno di un libro il coinvolgimento del lettore.
E allora mi sono messo lì di buzzo buono, sì, a capire per esempio come è nata la scrittura cuneiforme, ma mi sono messo lì anche a dare delle curiosità su cosa è successo nella decrittazione della scrittura cuneiforme, come per esempio colui che ha decrittato la scrittura cuneiforme è stato un semplicissimo impiegato del British Museum che non avendo nulla da fare ha cominciato a studiarsi le tavolette d'argilla che erano buttate in magazzino al British Museum, una delle tante ovviamente. Quindi una volta stavo facendo il mio quarto anno di poetica e retorica all'Università di Lettere e Filosofia a Palermo il mio docente mi ha invogliato a presentargli il suo primo volume sulla storia della poesia che trattava di Mesopotamia ed Egitto. Ecco, lì io cominciai a innamorarmi della Mesopotamia e dell'Egitto e ovviamente leggendo quel favoloso libro sulla poesia mesopotamica e poesia egiziana non ho potuto fare altro che innamorarmi di come l'uomo è riuscito a cominciare quel germe che poi col tempo è diventato alfabeto fenicio, scrittura aramaica, scrittura araba, in base al luogo dove è nato, poi si espanse e si è evoluta. Io vorrei, diciamo, tra l'altro conosco bene il libro, so anche qual è il messaggio che Gino ci ha voluto dire con questo libro. Io vorrei invitarti a parlare di questo, visto che noi abbiamo anche qui all'Università Salesiana, in questa radio, tantissimi amanti dei libri. Tra l'altro l'Università Salesiana ha una splendida biblioteca. Come facciamo a trasmettere ai più giovani, perché il tuo è un grande messaggio, ed è un grande messaggio, diciamo, molto ecumenico, universale, come facciamo noi a trasmettere ai giovani che vivono le loro esperienze solo, quasi esclusivamente attraverso la tecnologia, a trasmettere l'amore per i libri, a trasmettere l'amore per la carta, a trasmettere l'amore per tutto quello che rappresenta un libro da quando nasce, e anche a trasmettere l'immortalità di un libro. Francesco, questo è una domandona. Però io penso che nascono grandi lettori, maestri, se il maestro, il professore, il docente, la professoressa è un amante della lettura, è sicuro che anche inconsapevolmente riuscirà a dare questa trasmissione del piacere della lettura. Io penso che sia anche una cosa che va oltre l'insegnamento e oltre il messaggio educativo, è anche una questione energetica, secondo me. Cioè se sono innamorato della lettura, metterò talmente e tale di quell'entusiasmo e di quel coinvolgimento e dirò tante di quelle curiosità che prima o poi il ragazzo si innamorerà della lettura. E devo dire che nel liceo delle scienze umane dove io sono e insegno questo succede, e devo dire nelle mie classi, nella scuola dove insegno, devo dirti che ci sono tra i ragazzi tanti lettori. Alla fine dell'ultimo capitolo c'è il piacere della lettura, no? C'è prima tutte le biblioclastie, tutti i roghi dei libri, i roghi delle biblioteche, Stalin, Hitler, insomma tutti quelli che hanno fatto
qua diremmo malamennitta del libro. Ecco, l'ultimo capitolo invece tratta della bellezza e dell'importanza della lettura, proprio con una tabella statistica. Partiamo dalla statistica, dove dice che i ragazzi dai 16 ai 18 anni insomma leggono di più rispetto a quelli di 24-25, cioè inizio da questa statistica per poi evolvermi e per poi finire con questo messaggio in copertina del libro, che è una lettera del cardinal Bersarione, patriarca di Costantinopoli, al doge di Venezia, del 31 marzo 1468, che è la lettera di accompagnamento del regalo di 460 libri circa, insomma molto antichi, della grecità, della latinità, al doge di Venezia, dalla biblioteca di Costantinopoli a Venezia. E l'accompagna con questa lettera che è, reputo, l'ho messa a forma di clessidra apposta per dire che per me è una lettera che varrà nel tempo. Vai Andrea. Sì, per staccarci un po' dal, non dico dal volume, ma da questo mondo del libro, quello che si evince anche è l'amore per la carta, ovvero anche per il materiale su cui il libro è scritto e per la sua forma anche cartacea. Oggi però segnalano anche le ultime statistiche che, diciamo, questi dispositivi, uno su tutti, senza fare alcuna pubblicità, il Kindle, va molto di moda. Credo che però, leggendo il suo libro, uno dice: io il libro lo devo leggere sfogliando nelle pagine, non passando il dito sullo schermo. E in realtà, anche se questa domanda è un po' fuori dal volume, però mi incuriosiva, da un amante come te dei libri, come si evince del libro, capire cosa ne pensi. Ma intanto questa storia del libro, che in questo periodo di semi lockdown si sta vendendo di più, l'ho appresa da te questa notizia. Io ti posso dire quello che provo io nel presentare un libro come stiamo facendo in questo momento. Ovviamente mi manca il pubblico, mi manca lo sguardo del pubblico, mi manca la fisionomica del pubblico, mi manca la mezz'ora accademica, mi manca il firmacopie, mi manca fare le dediche, mi mancano tutte queste cose che... perché poi appena spegniamo io mi ritrovo solo in questa stanza non è la stessa cosa. Il volume, per tornare alla tua domanda, reputo che non ci sia alcun paragone. La carta è tutta un'altra cosa. Io ancora oggi sto attento molto all'odore della carta. Sfoglio il libro e anche nello sfogliarlo esce quell'odore che ancora sa di stampa fresca. Credo ancora in queste cose, nel toccare, nello scegliere il tipo di carta, la grammatura della carta. Ecco, sono molto attento ancora a queste cose, quindi, e poi non so leggere su un tablet, non so proprio leggere, mi fanno male gli occhi, mi stanco subito, e invece il libro io praticamente la sera ci casco su, dal sonno ovviamente, dopodiché quello è il segno che devo mettere il segnalibro e poter andare a dormire. Insomma, a parte che secondo me il Kindle lo dovresti provare, perché con gli anni diminuisce la vista e quindi può essere allargare diciamo
soprattutto perché ci sono dei libri che sono scritti veramente in maniera indecifrabile, dove anche gli occhiali non ti riescono a dare un supporto. Questi miei occhiali sono già... servono per questo. Siamo in dirittura finale, abbiamo un minuto. Volevo chiederti, questo libro parla proprio di tutto quello che si poteva pensare e immaginare sul libro. In una battuta, c'è una cosa che ti è rimasta fuori e che poi, come facciamo tutti noi che scriviamo libri, quando poi il libro è chiuso dici, ah, ma ce la potevo mettere quella cosa? No, io stavo lasciando fuori i codici miniati, devo dire. E all'ultimo secondo ho detto all'editore, ce li dobbiamo mettere, non è possibile lasciare fuori i codici miniati, perché sono quelli che hanno anticipato la stampa. Perché sono quelli che sono stati fatti a mano, cioè pagina per pagina, disegnati pagina per pagina, dove la prima lettera è scritta più grande rispetto a tutto il resto, i colori usati dai codici miniati. Se tu mi dici che cosa metterei ancora, approfondirei forse il paleolitico, approfondirei più i segni delle grotte, delle grotte del Tico. Ci sono grotte meravigliose dove la prima cosa che io mi sono chiesto, per esempio alla grotta dell'Addaura, qui a Palermo abbiamo una grotta dell'Addaura con dei graffiti straordinari messi in tutti i libri di storia dell'arte, la prima cosa che mi sono chiesto è la motivazione per cui questo essere primitivo, che sapeva solo cacciare, che sapeva mangiare, in un tempo successivo fare il fuoco, cucinarsi la... ho detto, ma perché quest'uomo ha sentito il bisogno di andare a disegnare questa cosa? Ed è la ragione stessa di oggi dell'arte. Noi tutti abbiamo bisogno di un mondo parallelo. Chi il mondo parallelo della pittura, chi il mondo parallelo della scrittura, come la nostra, visto che sono davanti anche a due grandi scrittori. Grazie Gino, sei stato carinissimo, c'è anche la musica naturalmente, e volevo farti un grandissimo in bocca al lupo per questo libro che è veramente bello, e ringraziare anche il collega Andrea Altinier che come sempre è stato puntuale nelle sue osservazioni, quindi ci vediamo alla prossima volta. Grazie. Un grande piacere conoscere grazie. Andrea Altinier, speriamo di vederci un piacere giorno. Mio. Piacere mio, grazie, grazie mille, grazie Francesco, grazie. Benvenuti a questa nostra puntata nuova, ci stiamo anche un po' girando l'Italia facendovi conoscere personaggi del mondo della comunicazione che in qualche modo attraverso i loro scritti, attraverso i loro libri, attraverso il loro lavoro quotidiano rappresentano dei riferimenti per la comunicazione. Oggi vi presentiamo insieme ad Andrea Altinier il dottor Francesco Costner, che è un esperto di comunicazione, lavora all'Università della Calabria a Cosenza, quindi oggi saremo virtualmente in Calabria, e che ha scritto un Istanbul straordinario, raccogliendo tutta una serie di testimonianze durante il lockdown, e ha consegnato tutta una serie di suggestioni su quello che era appunto la vita durante questa pandemia. Quindi io chiederei alla regia, ecco, di aggiungere il nostro ospite di oggi, che tra l'altro non è solo, perché c'è anche alle sue spalle l'editore del libro. Io, se ce l'abbiamo a portata di mano,
Farei vedere proprio la copertina anche per ricordare, ecco, il libro si intitola, ha questo titolo originalissimo che è O la borsa o la vita, adesso poi ci faremo spiegare dal dottor Costner che significa O la borsa o la vita. Io non so, Andrea, partiamo con questa domanda e poi ti inserisci tu, che dici? Certo, che significa certo. O la borsa o la vita? Perché parliamo di borsa o vita? Certo, intanto grazie per questa opportunità. Veramente molto gradita. Come diceva lei, professore, insieme a me, insieme con me c'è Walter Pellegrini, che è l'editore con il quale ho condiviso questa piccola grande avventura durante appunto il periodo del lockdown, in una situazione certamente non facile, diciamo così. Perché la borsa o la vita? Perché in quel particolare difficile momento, quando ho cominciato ad interrogarmi un po' di più, a chiedermi cosa stesse succedendo alla luce di quello che leggevamo sui giornali, vedevamo in televisione, ascoltavamo alla radio, io in quel momento ho pensato che fosse opportuno, per quanto possibile, mettere a fuoco quel difficile momento da più angolazioni. Lei diceva, sono giornalista, ma mi sono reso conto in quel momento che avrei peccato gravemente di presunzione se avessi anche solo un attimo accarezzato l'idea di approcciarmi a questo tema da solo, diciamo così, no? Sulla base di quello che appunto c'era in giro. Invece ho giustamente, col senno di poi, ma ero convinto già in quel momento, ho capito che avrei dovuto e potuto rivolgermi a tanti esperti per esaminare i diversi campi, i diversi problemi che l'emergenza suggeriva, metteva in evidenza. E arrivo alla domanda che non ho dimenticato. Come mai la borsa o la vita? Perché appunto il convincimento che è maturato in me, alla luce appunto delle cose che ho ascoltato dagli esperti, tra i quali voglio ricordare c'è anche lei, che ha dato un bellissimo contributo sul tema delle fake news, del quale è uno dei maggiori esperti italiani. Alla luce di quello che ho ascoltato e che ho sintetizzato, ho capito, o se vuole ho capito meglio, che effettivamente, al di là della pandemia, che è ovviamente è un dato oggettivo, ma tanti problemi noi li abbiamo avuti soprattutto nella prima fase, perché è mancato qualche cosa dal punto di vista dell'organizzazione sanitaria che insomma sulla quale invece noi avremmo dovuto contare. Perché è mancato questo qualcosa di così importante? Appunto la borsa, perché negli anni, nel tempo, la sanità o sulla sanità non è stata concentrata, fissata l'attenzione necessaria, si è proceduto per tagli molto pesanti, indebolendo strutture sanitarie che si sono viste private di servizi, di strutture, di attività, di servizi essenziali. L'utilizzo delle risorse non sempre ha raggiunto i risultati sperati, se di risultati si può parlare. Quindi la borsa, il modo cioè di guardare ad un settore così importante della vita pubblica, la salute, in maniera certamente non adeguata. E di contro la vita, col punto interrogativo, quello che è successo è successo per le cose che conosciamo tutti, ma è successo a discapito appunto del sistema, no, collettivo, della vita di ognuno di noi. E quindi la domanda è anche, se vogliamo, la risposta o una risposta. Quello che è successo non dovrà accadere mai più. Naturalmente è un auspicio che tutti quanti noi, io per primo, mi auguro possa trovare conferma a prescindere da questo difficilissimo momento. No, assolutamente, quello che dici è estremamente corretto. Nell'insieme di saggi che compongono questo volume, poi, naturalmente non c'è solo la fotografia dell'emergenza, ma in qualche modo si cerca di capire che cosa succederà dopo.
come sarà la società in cui vivremo quando questo virus se ne andrà o quando questa emergenza sanitaria calerà. Che idea ti sei fatto? Cioè, anche i rapporti personali e relazionali, no? Simbolo di l'abbraccio. Torneranno o non torneranno? Saremo più freddi? Cioè, ci affideremo totalmente ai social network per trasmettere affetto o torneremo a quella socialità che in questi mesi, insomma, ci è stata in qualche modo preclusa? Ottima domanda, ottima domanda, con la quale facciamo i conti ancora oggi, no? Perché questo libro, come dicevo, è maturato, è stato concepito durante il lockdown, ma a distanza di tempo continuiamo a farci queste domande. È indubbiamente un mondo, una società, lo dico a due maestri della sociologia, è una società profondamente cambiato, comunque è una società che ha subito dei contraccolpi pesanti, è una società che ha dovuto cambiare, modificare le proprie abitudini, i propri modi di fare, è una società che ha dovuto convivere con un rischio, con un fattore, diciamo, esterno ma che è diventato, ovviamente ha influito moltissimo sulla vita di ognuno di noi. E certamente la società è cambiata, lo dicevi tu prima, non possiamo più abbracciarci, non possiamo più, soprattutto noi meridionali abbiamo l'abitudine, non so quanto buona, diciamo così, ma è un modo per esternare, diciamo, come dire, l'affetto, il sentimento, che magari la stima, che magari ci lega ad una persona. E allora per noi forse è stato ancora più sofferta come atteggiamento. Non possiamo più abbracciarci, dicevo, non possiamo più andare a prendere un caffè comodamente al bar, sederci, chiacchierare con gli amici, stare a distanza, rimanere a distanza, come bisogna fare, ricordiamolo. Siamo costretti a utilizzare le mascherine, ricordiamolo, bisogna farlo, e via dicendo. E sono cambiate le nostre abitudini anche per quello che riguarda, per esempio, andare in biblioteca, andare al cinema, andare al teatro, andare in libreria. Mi capita spesso di dare un'occhiata, no? in libreria, di entrare, è tutto cambiato, avverti, percepisci, a parte che non è possibile, come dire, fermarti più di tanto, e comunque se c'è qualcuno dentro devi stare appunto lontano, magari uscire, aspettare il tuo turno, entrare, è tutto al ristorante, la pizzeria, mangiare una pizza è una delle piccole gustose cose che riusciamo a fare, è tutto cambiato. E nel libro certamente c'è più di un accenno a questo mondo che un vostro collega, il professor Paolo Jedlowski, ha in un bel contributo, devo dire, apro una parentesi, sono tutti contributi veramente di grande livello, e sono secondo me contributi che sollecitano molto la curiosità, la fantasia, inducono ognuno di noi a ragionare un po' di più e meglio, diciamo, rispetto a quello che sta succedendo. E Jedlowski parla di società, di mondo sospeso, di una sospensione, no? Io ho avuto, ricordo benissimo, lo intervistai via Skype, ricordo benissimo di avergli fatto questa domanda, dico: professore, la mia impressione, ma vorrei sapere qual è il suo pensiero, è proprio di trovarci in un momento in cui siamo quasi sospesi, non sappiamo dove andare, non sappiamo che cosa succederà, non sappiamo quando usciremo da questa situazione, non sappiamo come cambierà la nostra vita, e già qualche segnale lo avevamo davanti, lo percepivamo, e quindi appunto uno spettro di analisi, di riflessioni che hanno riguardato il momento specifico, ma anche per esempio gli aspetti psicologici, cosa di cui si continua inevitabilmente a parlare ancora oggi, come sarebbe cambiata e come in effetti è cambiata, per esempio, la vita all'interno delle famiglie, la vita... No, non c'ha il microfono spento, professore.
Sto parlando troppo. Abbiamo pochissimi minuti. No, abbiamo pochissimi minuti e dobbiamo fare un'altra domanda che è indispensabile. No? Una delle cose che mi hanno chiesto in questo periodo è: ma come saremo? Saremo migliori? Saremo peggiori? Bill Gates dice che saremo peggiori. Lei che ha parlato con tutti questi esperti, cosa dice? Saremo peggiori o saremo l'impressione migliori? Dunque, intanto, molti, come dire, più che affermare perentoriamente, hanno detto speriamo di uscire, come dire, migliori da questa emergenza. Ed è la stessa considerazione che faccio io, aggiungendo qualche cosa che mi auguro venga smentita. L'esperienza, diciamo, di ognuno di noi, comunque delle nostre società, inducono a pensare in maniera non positiva. Solitamente quando usciamo dalle emergenze, dopo aver detto non lo faremo più, ci comporteremo bene, saremo diversi, dopo qualche giorno, se vuole dopo qualche settimana, si ricomincia da capo. Ecco, mi auguro questa volta che l'auspicio mio, vostro, di ognuno di noi, ecco, trovi davvero, davvero conferma. Mi permetta di concludere sottolineando il ruolo dell'editore Pellegrini, Walter Pellegrini. Io ho avuto la possibilità di pubblicare questo libro in piena emergenza grazie a questo editore, uno dei più importanti che, diciamo, operano nel Mezzogiorno, che ha immediatamente colto l'importanza di questo contributo, quella che sarebbe potuto essere un contributo importante, e mi ha messo nella condizione di realizzare questo lavoro che ancora oggi, diciamo, suscita interesse, fortunatamente interesse, e permette a tutti quanti noi di ragionare ancora su questo particolare momento della nostra vita. Grazie davvero. Noi, Andrea, chiudiamo qui e poi ci rivediamo la prossima settimana.